Buongiorno a tutti cari amici del canale, io sono Andrea e nel mio canale YouTube tratto di fotografia e di trekking nelle Dolomiti della provincia di Belluno. Guardate dove sono, quelle sono le meravigliose Tre Cime di Lavaredo, questo è il lago Antorno. Oggi parto con il mio zaino fotografico e la mia attrezzatura per fare una bellissima escursione. Dal lago Antorno cercherò di arrivare fino alle Tre Cime di Lavaredo per poi, se riesco, continuare. Oggi ha nevicato, pensate che quando sono partito da casa, stava letteralmente facendo un temporale e ha anche grandinato. In questo momento sono circa le ore 9 del mattino, guardate che contesto, fantastico. Speriamo di non trovare l'acqua perché il tempo non è ancora sicuro, ma tant'è. Partiamo e vediamo dove ci porta questa bellissima giornata. Se questi contenuti vi piacciono, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, che così rimanete sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Ma continuiamo perché la gita è appena iniziata. Guardate che contesto meraviglioso, Tre Cime di Lavaredo, lago Antorno e sulla destra i Cadini di Misurina. Non so se riuscite a sentire il concerto, guardate quante mucche. Come potete vedere si incontrano dei personaggi alquanto abituati a questi contesti montani. Guardate che bello che è qua. Abbiamo veramente uno scenario incredibile. Speriamo che il tempo tenga. È un po' un azzardo, ma proviamo a vedere fin dove arriviamo. Ma guardate le Tre Cime di Lavaredo. Sono letteralmente avvolte dalle nuvole e alla loro base c'è già anche un bellissimo strato di neve. Questa mattina ha nevicato e quello che si vede dal video è quello che rimane della neve che è caduta. Bellissimo questo sottobosco, guardate che colori. Adesso sta iniziando la stagione del foliage. Da qui alle prossime settimane tutto il bosco si colorerà dei tipici colori dell'autunno. Uno dei momenti più belli per un appassionato di fotografia come il sottoscritto. Ho lasciato la macchina al lago Antorno e da lì mi sono incamminato in direzione di Malgarin Bianco, che adesso vi faccio vedere se Malgarin Bianco è quella lì. Da lì parto e vado in direzione delle Tre Cime. Vediamo un po' fin dove riesco ad arrivare. Oggi vi posso assicurare il clima è letteralmente fresco. Quando sono sceso dalla macchina c'erano circa 4 gradi, fa abbastanza freddo, però devo dire che si sta bene. È tutto molto bagnato perché ha piovuto fino a pochi istanti fa, anzi sembrerebbe quasi che sta iniziando a piovere. Guardate che valle meravigliosa, adesso ve la faccio vedere meglio, molto bella, con questi prati poi che la avvolgono, è un qualcosa di fantastico. Sulla sinistra abbiamo Montepiana, altro luogo in cui conto di portarvi a breve, magari anche in un'escursione fotografica invernale. Come vedete, guardate quanti microcosmi, abbiamo una natura molto rigogliosa e molto colorata. Tra l'altro, essendoci queste tinte che virano sul giallo e sull'arancione, l'atmosfera diventa molto calda ed accogliente. Guardate anche questo larice, come si è adagiato e sta quasi coccolando il prato che c'è sotto. Qui siamo a Malgarin Bianco a 1845 metri sul livello del mare, guardate lo scenario, qualcosa di incredibile. Peccato che è tutto un po' coperto a causa delle condizioni meteorologiche, però le previsioni danno un auspicato e pare imminente rasserenamento. Vediamo, io continuo, poi quel che sarà sarà. Cari amici del canale, le emozioni qui sono un qualcosa di incredibile. Abbiamo ogni passo che facciamo la possibilità di trovare degli scorci eccezionali. Guardate anche questo paesaggio, che bello. E questo ramo di questo larice è a dir poco fantastico. Tutto colorato, delle tipiche tinte dell'autunno. E guardate poi dove va a finire. Bellissima escursione. Adesso sto facendo il sentiero, che è particolarmente bello perché è molto morbido anche da camminare, il sottobosco è molto
molto soffice, tra l'altro avendo piovuto tutta la notte è anche ricco di acqua e di rugiada, guardate che scenari. In attesa di arrivare alle Tre Cime, ogni tanto mi fermo con la macchina fotografica e provo ad immortalare qualche dettaglio. Ci sono dei dettagli molto interessanti che si possono riuscire ad immortalare. Ho provato in questo momento a concentrarmi sugli aghi degli abeti, bellissimi. Tra l'altro con questa pioggerellina che è scesa sono ricchi di acqua e di gocce. Ho provato a fare delle foto e ho utilizzato diverse aperture di diaframma. Nella foto che vedete ora il diaframma è più chiuso e questo consente di avere il primo piano perfettamente a fuoco e lo sfondo abbastanza leggibile, mentre nella foto che vedete ora lo sfondo è totalmente sfocato. Si riesce così a ricreare con la luce che c'è dietro al soggetto un'atmosfera veramente molto particolare, perché con il diaframma molto aperto riusciamo a rendere molto velata, morbida ed accogliente l'immagine che state vedendo in questo momento. Ed eccoci qua con una prima veduta d'insieme dall'alto, prima di arrivare alla base delle Tre Cime di Lavaredo. Guardate che bello! Abbiamo la Malgar in bianco in lontananza e sulla sinistra abbiamo tutti i cadini di Misurina che si aprono all'osservatore. Tra l'altro il cielo è veramente molto molto morbido. Abbiamo dei contrasti che sono praticamente azzerati dalla totale assenza di chiaroscuri e un'atmosfera molto molto interessante. Ed ecco la Valle dei Castrati, quella che vedete dove ci sono questi tornanti qui. Valle dei Castrati che porta a Montepiana. Lì, durante la Grande Guerra, moltissimi soldati hanno perso la vita. Guardate. Qui il sentiero si fa sempre più bello. Guardate come si inserisce all'interno di questo bosco. Ho percorso 4 km dall'auto e fra poco arriverò in Forcella. Ora sono arrivato da questo sentiero e mi trovo davanti ad un bivio con questi cartelli che ci raccontano che se andiamo a sinistra andiamo verso lo scoglio di San Marco, mentre a destra andiamo verso la Val dell'Aga, che è quella che farò io adesso, guardate. Percorso dell'Arghena, trincee di Col di Mezzo. Interessante, vediamo un po' cosa riusciamo a scoprire percorrendo questo sentiero qui, anche perché adesso faremo il percorso delle trincee, ma dopo arriveremo alle Tre Cime di Lavaredo, che è uno spettacolo unico. Tra l'altro, prese da questo versante sono un qualcosa di meraviglioso. Arriveremo alla Forcella e da lì mi fermerò a fare qualche foto. Però guardate anche qua, seguitemi con lo sguardo. Guardate che meraviglia quello che si apre dietro le mie spalle. Fenomenale, ho fatto bene a partire. Stamattina, se avessi guardato e mi fossi limitato a vedere quello che sembrava, non sarei mai uscito di casa, perché c'era veramente un forte temporale. E guardate invece adesso, anche in quella direzione, che cosa si apre. Quello è il Sorapis, fantastico. Fra un po' vedremo il Sorapis dall'alto. Magia questo luogo. Ma guardate dove sono arrivato adesso. Sono passati forse 5 minuti dall'ultima clip che ho fatto e il cielo come si è trasformato. Fantastico, guardate che bello. Faccio una bella panoramica perché merita. Qua ci sono le trincee con i resti, vedete? E guardate che panorama che si apre. Qualcosa di incredibile. Credo che fra poco anche lì le nubi se ne andranno e lasceranno lo spazio ad un panorama molto più nitido, anche se devo dire che dal punto di vista fotografico è sicuramente più bello così. Cari amici, davanti a questa meraviglia non posso che soffermarmi a fare pausa pranzo. Guardate, un ottimo panino con la mortadella, qui non me lo toglie nessuno, anche perché sono arrivato quasi in cima, per cui è 9:30, ci sta tutto.
Buon appetito! Cari amici del canale, che vi posso dire? Sono arrivato quasi in cima al sentiero che portava alle trincee, ma purtroppo ho trovato un tratto franato e era un attimino esposto, per cui ci ho pensato su un attimo, ero indeciso se continuare rischiando un po' o se tornare indietro e considerando che sono un grande appassionato di montagna, ho preferito eventualmente tornarci un'altra volta. Per cui ora prendo la strada per ridiscendere. Mi dispiace che non riesco a farvi vedere il punto d'arrivo, perché ci sarebbe stato uno scenario incredibile, però lo faremo un'altra volta insieme. Portate pazienza, ma ho preferito prendere la decisione, quella che ritengo più saggia. Adesso scendo e quando arriverò al lago Antorno, di nuovo, da dove sono partito questa mattina, ci salutiamo. Adesso faccio tutta la discesa però. Ciao a tutti. Eccoci arrivati, cari amici del canale. Guardate che spettacolo. Questo è il lago Antorno con quest'acqua meravigliosa e dietro al lago il Monte Sorapis, l'altare della patria, Dolomiti. Posto magico, patrimonio dell'umanità UNESCO. Il video di oggi si conclude qui, però vi posso assicurare che se il video dura 10 minuti, 15, 20 al massimo, questa gita è stata fenomenale. Che cosa mi sono portato a casa oggi? Oggi mi sono portato a casa che bisogna partire, anche se le condizioni meteo possono sembrare brutte, impossibili, ma bisogna partire, perché non si sa mai quello che si trova. E infatti oggi sono partito con il temporale e guardate adesso che cielo, fantastico. L'unica cosa che mi dispiace è non essere potuto arrivare fino in cima, mancava veramente poco. Però non mi sono fidato, ho preferito mantenere una dose di prudenza adeguata. Guardate le anatre, come si sono spiccate in volo e sono atterrate sul lago. Che dire, cari amici, ci vediamo sabato prossimo in un nuovo video. Se avete piacere iscrivetevi al canale, mettete un like al video e condividetelo. Nel mio sito internet andreacostagallery.com potete trovare tutte le escursioni che faccio con le fotografie in alta risoluzione. Continuate a seguirmi, ci vediamo sabato prossimo, ciao a tutti e buona giornata.